Arrabbiato per l'arbitraggio è la prima domanda che le faccio. Una vergogna. Visto che giornata, una giornata no, dell'arbitro. No, onestamente non ne ha azzeccata una, però. Ma che vedo dire, ci può stare, no? Da lì. No, mi dispiace per Aquilani perché avrebbe fatto 4 gol. Comunque la prima tripletta che fa, quello era buono anche quello, mi sembra, no? Abbiamo rivisto un po' le immagini. Soprattutto per Neto, che mi sembra che per 10 minuti non ha battuto il record di Albertosi, mi dicono, no? Ecco, mi dispiace per lui. Piace per lui perché a me se lo sarebbe meritato rimanere, ci rimarrà, però rimarrà nella storia, superare il grande Albertosi. È andata così, dai, una giornata storta e che dove, cosa dobbiamo commentare? Il Genova è un'ottima squadra, e poi abbiamo preso anche il terzo gol in modo un po' ingenuo. Comunque la squadra ce l'abbiamo, nonostante avevamo tanti titolari fuori. Ho visto un'ottima Fiorentina, come sempre, reagire anche dopo il gol da grande squadra che siamo. Adesso ripartiamo da qui, dobbiamo ripartire e andare a vincere, cercare di vincere a Cagliari, campo difficilissimo, e poi così. Siamo sempre lì a 3 punti, no? Non è successo niente, è tutto ancora aperto. Ma c'è il rammarico tutto ancora per essersi avvicinati ulteriormente al certo, Napoli? Rammarico c'è. Comunque non mi aspettavo un Genova così messo bene in campo, ma la guerra, cioè una bella squadra, complimenti anche a... all'allenatore che ha sistemato, certo, però per un paio di episodi, gli episodi hanno fatto la differenza questa sera, dai, è inutile, ma non... parliamo sempre di sviste, credetemi, qui non c'è niente di malafede, ma diciamo che stasera sono evidenti. Un esordio per questo signor Tommasi. Sì, diciamo abbastanza, soprattutto la simulazione di quel giocatore, ecco, mi dispiace, quello è stato proprio ingannato così palesemente da, come si chiama, giocatore da giocatore del Genova. Antonelli, sì. E vabbè, adesso pensiamo subito a Cagliari, dai, inutile stare, ormai è andata, abbiamo preso un punto, e peccato, siamo tutti un po' delusi, però allo stesso tempo siamo sicuri della mattina e si pensa subito a Cagliari e andare giù, cercare di andare a vincere a Cagliari. Anche perché la classifica resta buona, la Fiorentina è in corsa, sì, su tutti i fronti. Siamo a 3 punti. Avuto meno sfortuna questa squadra. Beh, io un po' che lo dico, però non deve essere un alibi questo. L'ho soltanto detto la settimana scorsa, che senza la sfortuna ci mancano almeno 5 punti tranquillamente, però la squadra è veramente forte. Forte, i ragazzi sono arrabbiati e delusi perché vogliono vincere tutte, le vogliono vincere tutte, quindi stasera un pareggio per loro è quasi equivale a una sconfitta. Ma mi piace il carattere di come li vedo, quindi di questo sono contento. E poi basta, prendiamoci sto punto e pace, dobbiamo fare. Sul mercato ha già fissato un appuntamento o è prossimo a fissare un appuntamento con i Pozzo per Cuadrado? No, quello ne parleremo adesso in primavera, adesso vediamo questa settimana cosa succede, forse si fa qualcosa, forse non si fa niente, adesso dipende un po' anche dai nostri uomini e dalle esigenze, dipende. Forse c'è da fare forse qualcosa in difesa, ma non ne siamo neanche sicuri perché abbiamo veramente anche degli ottimi giocatori che non sono i titolari. Stasera abbiamo questi infortuni, Gomez è questione di poco, guardiamo tutto guardiamo con grande ottimismo, sì. Matri mi è piaciuto stasera anche se non ha segnato, ha giocato molto per la squadra, come è lo stesso, è il nuovo Anderson, quel poco che l'abbiamo visto si vede che ha delle grandi qualità, tempo anche lui credo di una settimana, forse un po' di più per stare un po' più fisicamente, io posso essere solo ottimista per il futuro. Poi peccato, ecco, perché stasera da veramente no dell'arbitro, però ci sta, ragazzi. Buonanotte, dai, grazie. Adesso pensiamo a Cagliari. Grazie, Presidente.